Buonasera a tutti da Matteo Mancini, che riprende la collana dedicata ai maestri della letteratura fantastica. Come vedete, si riprende con la novella che avevo anticipato a termine della recensione dedicata al Crepuscolo di Stephen King, La strana fede, autore Richard Gavin. Si tratta di un'ennesima indovinata uscita delle edizioni Hypnos di Milano, del duo Guariello e Ivo Torello, che è uscita nel gennaio del 2019 con un'ottima traduzione di Andrea Bonazzi. Vi faccio vedere qua il frontespizio di un romanzo uscito nel 2012 in Canada intitolato The Eldritch Fate, tradotto appunto come La strana fede. L'autore ve lo mostro qua nella quarta di copertina, eccolo qua giù, Richard Gavin, scrittore canadese del 1974, che ottiene con questa uscita la sua prima uscita in un volume interamente a lui dedicato in Italia, chiaramente dopo le 5 antologie pubblicate in patria, oltre ad numerosi articoli e saggi sull'esoterismo generale e sul mondo occulto in particolare, dal momento che l'autore è stato, a giusta causa, dalla lettura di questo romanzo, definito come un persecutore, un allievo, in un certo qual modo, di quegli autori che a inizio Novecento, nel filone riconducibile in via prioritaria alla Lumus della Golden Dawn, in particolare con Algernon Blackwood e Arthur Machen, avevano tracciato le coordinate di quella narrativa fantastica che traeva la sua linfa vitale nell'underground, diciamo così, esoterico, magico. Questa, La strana fede, sicuramente è un romanzo che riprende gli stilemi degli autori appena accennati, ma li va ad sviluppare in una chiave sicuramente più personale, addirittura a mio modo di vedere anche più blasfema e corrotta, diciamo così, da una luce grigia, come viene definita nel testo, che opacizza, diciamo così, quella brillantezza, quella luminescenza a cui dovrebbe tendere il cosiddetto iniziato, quindi verso quel cammino di ascesa. Nel testo invece si percepisce un'atmosfera un po' inversa. Richard Gavin, quindi abbiamo detto, già pubblicato in Italia dalla Hypnos in due circostanze, con due racconti inseriti nella rivista a cadenza periodica della casa editrice, oltre che in questa antologia curata da Laird Barron, Nuovi incubi, i migliori racconti Weird, in cui era stato pubblicato il racconto, vi dico il titolo, Una caverna di mattoni rossi, un racconto non di eccezionale qualità, ma comunque che già lasciava intravedere le qualità di questo autore, che nella strada fede emergono, a mio modo di vedere, in modo importante. La strada fede è un romanzo, o meglio una novella, di 74 pagine, se non vado errato, 74 pagine, che ha una valenza, direi, iniziatico, formativa, cioè una novella di formazione. Il protagonista è un giovane bambino di 7 anni che matura uno sviluppo che va ad interessare la giovinezza, la parte adolescenziale, ma soprattutto anche poi la fase da adulto, pur se in una dissociazione tale da rendere non troppo autocosciente la vita nel mondo di tutti i giorni. Il fulcro centrale dell'opera è a pesca, a mio modo di vedere, a piene mani, dalla opera meccheniana e di Blackwood. In particolare mi viene in mente questa novella Discesa in Egitto, pubblicata due numeri prima di questa La strana fede, nella collana Visioni di Algernon Blackwood, dove si assiste a una dissociazione, a uno scorporamento, o meglio, tra il corpo, quindi la valenza esistenziale dell'uomo come sua individualità, e la sua anima, o comunque lo spirito che a regola dovrebbe sopravvivere in virtù del maggior numero delle religioni da noi conosciute alla morte, a cui va incontro il corpo, la materia, quindi la sostanza carnale, e quindi
vivere due vite separate. Nella fattispecie tutto ha inizio con un gioco che vede un bambino di 7 anni che ha un carattere, un comportamento alquanto bizzarro, tendente al solitario, non trova praticamente soddisfazione nei giochi degli adolescenti, addirittura tende a non capirli pur sforzandosi di avere una condotta tale da non indurre in preoccupazione i genitori, e addirittura poi andando avanti poi in età avrà anche un atteggiamento di distacco verso la componente, la scoperta appunto del mondo femminile, la scoperta del mondo sessuale, quasi a volersi disancorare da quella vitalità che è richiesta dalla legge naturale della conservazione della specie in vista di un qualcosa che sta oltre, che sta al di là dei veli che schermano, se così possiamo dire, la vita quotidiana dalla vita reale, dalla vera ambizione a cui deve tendere l'uomo eletto, l'iniziato, l'illuminato. Durante questi giochi, attraverso un velo, riesce a schermare uno spirito guida che gli dirà di chiamarsi Capricorno e che comunicherà con lui inizialmente un po' sulla via delle sedute spiritiche, richiamando quell'inizio ormai celebre del romanzo di Blatty, L'esorcista, da cui poi si scatenerà il male, per confluire poi all'interno dei sogni del ragazzo e istruirlo verso una crescita interiore che in realtà condurrà il protagonista attraverso il superamento del tabù, probabilmente tabù più importante nella storia dell'umanità, ovvero quello dell'omicidio, ad omicidio che qui avrà a danno di un essere che scimmiotta un po' la strega dell'immaginario collettivo orrorifico all'interno di una casa degli spiriti abbandonata in un campo, per richiamare gli stereotipi, gli stilemi classici del genere, e lo condurrà in un al di là, in un altrove dove in realtà non andrà il corpo del protagonista, ma andrà il suo spirito, la sua anima, in un contesto che viene descritto da Gavin con una portata di valenza quasi fantasy, estremamente visionaria e allucinata, in un bosco, in un altrove fatto di sotterranei, benedetti o meglio ancora maledetti da una luce grigia, scura, che ovviamente atrofizza i colori, atrofizza la luminescenza, e investita da funghi velenosi attraverso i quali il protagonista andrà ad cibarsi, diventando lui stesso velenoso, come gli dice questo spirito guida, incarnatosi nel corpo della vecchia strega uccisa e sempre più decomposto nella sua componente materiale. È chiaro che l'autore evidentemente tende a distaccarsi, vuole distaccarsi dal materialismo corporeo, va appunto a scrivere proprio all'inizio del testo che il protagonista ha rinunciato al tangibile per il tocco di ragno pressoché impercettibile di qualche remoto reame fantasma, eppure sono io che ho trovato il reale, cioè il reale è ciò che sta altrove, al di là di quel ipotetico velo di cui Machen raccontava nelle sue storie, quali il grandio Pan. Tuttavia, nel romanzo di Gavin si assiste ad una dissociazione. Lo spirito vive per anni senza neppure rendersi conto del tempo che passa in questo reame che, a mio avviso, ne contamina, da quel che tendo poi a capire al termine del testo, l'anima, mentre il corpo prosegue in modo indipendente, da automa, tanto che il protagonista vede la sua vita nella società umana come potrebbe fare una persona che sogna. Questo reame fantasma, il protagonista vive sogni occhi aperti che lo riguardano e che lo vedono conoscere al liceo una ragazza con la quale appunto andrà a concludere una relazione amorosa, ovviamente suggellata dal matrimonio, tanto appunto poi da dover attendere un figlio. La riunione a questo punto tra lo spirito, l'anima, in questo caso contaminata eppure più saggia dell'anima atrofizzata che caratterizza l'uomo comune, viene da intendere, questa unione dell'anima con il corpo porterà al rigetto della vita comune, e quindi condurrà il protagonista evidentemente non
proiettato verso un'ascesa piuttosto verso una discesa negli inferi, porterà a tentare di uccidere la moglie, poi non riuscendoci, soprattutto dopo aver appreso di diventare padre di un bimbo che, evidentemente, essendo stato in un certo qual modo toccato, seppure in via indiretta, da questo superamento di questo velo, probabilmente risulterà portatore di una conoscenza ulteriore. Dunque, un romanzo, una novella, sicuramente non indirizzata a un lettore medio, dove l'autore, per sua espressa dichiarazione nelle interviste rese anche sul web, dichiara di non voler intrattenere il lettore, ma di cercare di svegliarlo, proprio come solevano fare gli autori legati a una narrativa esoterica da Gurdjieff, e quindi per chiaramente ritornare poi nell'ambito più specificatamente fantastico con Machen e Blackwood in via prioritaria, come abbiamo appena detto. Molto elegante è la prosa molto elegante, specificatamente resa in modo calibrato da Bonazzi. Le chiavi di lettura ce ne sono molteplici, ho cercato di dare una mia interpretazione che in un certo qual senso porta ad un risultato negativo, ma sempre meglio dell'inerzia a cui è assoggettato l'uomo comune, che preferisce essere cieco, preferisce non andare ad squarciare quei veli che separano la realtà dalla finzione, che è la vita di tutti i giorni, perché andare oltre questi veli è prerogativa dei reietti, è prerogativa di coloro che stanno fuori dai gruppi, è prerogativa di coloro che non si accontentano di quanto viene loro messo sotto gli occhi dal marketing, dalla pubblicità, dagli usi e costumi della società contemporanea, ma che chiaramente comporta andare al di là di questi veli il rischio di sconfinare nella pazzia, il rischio di non riuscire più ad adattarsi alla vita civile quotidiana e ad andare oltre quei tabù che le norme giuridiche datesi dalla civiltà per il quieto vivere vanno ad sanzionare, vanno ad arginare con la morte sociale e in alcuni casi anche fisica della persona che le va evidentemente ad violare. Bene, questo in estrema sintesi, vediamo di leggervi qualche passaggio per solleticarvi un po' la voglia di acquistare il volume. Vediamo qua giù, dice il protagonista: nello stesso momento in cui divenni consapevole del mondo, cominciai a dare la caccia a un portale che ne conducesse fuori. Ancora, vediamo un po' altri passaggi interessanti. Eccolo qua giù un altro, addirittura qui c'è appunto il silenzium iniziatico che viene in certo qual modo sfiorato da Gavin, dove dice che praticamente il protagonista, reso edotto dai sogni condotti da questo guido, da questa spirito guida, dice che non li avevo messi per iscritto questi insegnamenti poiché in uno dei miei incubi era stato avvertito che prove materiali delle nostre discussioni avrebbero attratto solo sguardi indegni a sbirciare nel mio mondo. Capricorno fu abile a spingermi o sospingermi piuttosto il mio interiore verso altipiani ignoti ed innominati. Quindi un diverso modo appunto di concepire la realtà che però è connaturato dal rischio di sconfinare nella pazzia. Ancora scrive: lottiamo con gli enigmi del vivere finché i nostri cervelli non rimescolano il caos in uno schema che possiamo tollerare. Chiamiamo questi schemi conoscenze e sulle basi di tale conoscenza ci ritroviamo ad agire. Se abbastanza di noi agiscono in un modo simile, chiamiamo tale azione una realtà, che evidentemente tanto realtà non è, ma è una interpretazione di quanto ci sta intorno dettata dalla media. Quindi quanto più la media si avvicina a un risultato generale, quanto più noi tendiamo a considerare un aspetto discutibile quale reale. Che altro dire? Beh, direi che più o meno è tutto anche per oggi, per questa sezione dedicata ai cunicoli del fantastico degli amici di Raffaele Rizzo, e quindi vi saluto con La strana fede, Richard Gavin, edizioni Hypnos, numero 8, collana Visioni.
Anche oggi è tutto da Matteo Mancini, vi saluto e vi invito alla lettura diciamo, delle opere principali che caratterizzano la narrativa fantastica. La prossima recensione verosimilmente verterà sul vascello di Ishtar di Abraham Merritt, che abbiamo già incontrato in Sette passi verso Satana. Ciao a tutti, alla prossima!